Benvenuti alla prima puntata di Ammazziamo il Gatto Pardo, il gioco del potere. Ogni giovedì per 6 puntate incontreremo i primi ministri che hanno governato per questi ultimi 20 anni. Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Giuliano Amato, Massimo D'Alema e anche Matteo Renzi. E in ogni puntata cercheremo di capire come siamo arrivati a questa crisi e come uscire. È molto difficile mentire quando sei in primissimo piano, quindi in queste interviste che io ho registrato per il mio libro Ammazziamo il Gatto Pardo, ma anche per questa trasmissione, la verità viene fuori, anche sulle facce dei potenti. 6 primi ministri, 20 anni di storia. Questa puntata è dedicata a Massimo D'Alema, figura storica del PC e ex presidente del Consiglio. Quando ho telefonato a D'Alema chiedendo l'intervista per il mio libro, l'estate scorsa, lui era tutto contento e mi ha detto: vieni a trovarmi, adesso faccio un bel spumante. Quindi sono andato a trovarlo in Umbria. In una bellissima giornata di fine estate, vado in Umbria a trovare il presidente Massimo D'Alema nel suo podere per una intervista. Al casale vengo accolto dai suoi cani che mi abbaiono con... I generali non abbaiano per la loro caratteristica, mordono direttamente. Prego di osservare la dentatura. Vieni qui. Vediamo. C'è una dentatura da squalo. Devi vedere i dentini. Cioè, è più pericoloso di Santa da che? Santa di che? Santa di che? Tieni qui. I cani che mordono sono l'orgoglio del presidente. Fai vedere i dentini. Le falci. Fai vedere i dentini che hai. Lui... Oh, è cucciolo questo, eh? 10 mesi. È un cane buonissimo, ma se percepisce il pericolo... Vediamo. Uccide. Dopo i cani, D'Alema mi mostra la sua proprietà. La sua azienda produce spumante e altri tipi di vini. E l'altro invece è un vino più strutturato. Bello. Tra i vari alberi del suo terreno, tiene molto a mostrarmi un ulivo umbro. Pensa che questo ulivo secolare, che è umbro, non pugliese, che malgrado tutti i secoli, come si può vedere... Questo è tutto pugliese. È umbre, perché non si possono portare via. È produttivo. Questo ulivo secolare costa 1.500 euro. Il presidente D'Alema mi presenta uno dei suoi cani. Gli dà fastidio la televisione, gli dà fastidio, vedo che si sta irritando. E all'improvviso D'Alema parte con citazioni poetiche. Sempre obliasti Aiace Telamonio, ogni prudenza in guerra, ogni realtà. Comincia così, una bellissima poesia. E lui è Aiace. Bene, cerchiamo di non farli entrare in casa. Andate a passeggio. Se va bene, prego. Dentro casa poi c'è un oggetto degno di nota. Questa è una barca degli anni 30, restaurata. Bellissimo. Ed è perfettamente funzionale. Manuale. Questo si può tagliare in mortadella. Ma di mortadella D'Alema preferisce non parlare. Mi mostro degli inviti per convegni a Bruxelles, Cracovia e Washington. No, invece poi ho altri impegni particolari, perché io faccio Europe Beyond the Austerity. Ah,
That's important. Sì. Qual è il punto? Presentiamo la piattaforma socialista. Il Parlamento europeo ha istituito questa fondazione un po' sul modello tedesco, mm-hmm. no? Mm-hmm. E questa si chiama FEPS, Foundation for European Progressive Studies. Fine del divertimento. Passiamo alle cose serie. Come ci dobbiamo mettere? Cioè, Veronique? D'Alema in Umbria. Ma quando ha visto questo filmato da Daria Bignardi, non ha mostrato un grande senso di umorismo. Sempre obliasche, iacete l'ammonio, ogni prudenza in guerra, ogni verità. Comincia così, una bellissima poesia. E lui è... Facevano così con Friedman i cani? Fanno così solo con quelli antipatici. D'accordo, parola di Massimo D'Alema. Ma quando ci siamo visti in Umbria abbiamo parlato di tutto, di Renzi, di Grillo, di Prodi, di chi ha fatto cadere i Prodi, della politica, di tutto. E quindi potremmo chiamare questa puntata D'Alema Unplugged. Invece abbiamo preferito usare il termine inventato da Matteo Renzi quando lui fu Renzi il rottamatore e che voleva rottamare Massimo D'Alema. Il titolo della nostra puntata stasera quindi si chiama Il rottamato con punto interrogativo. Quindi stasera parliamo con Massimo D'Alema, simbolo per antonomasia di quel vecchio PC, di quel minoranza del PD che anche oggi non ama Matteo Renzi e non vuole le riforme come Renzi le ha presentato. Insieme con i Bersagnani, Stefano Fassina, adesso Corradino Mineo, ci sono questi della minoranza del PD che sembra che non hanno digerito il risultato delle primarie del PD dell'8 dicembre scorso, o neanche il risultato del 25 maggio nelle europee. Cioè alla fine, Italia è un paese steso, Italia è a terra, la stagnazione, la disoccupazione è troppo alto e quindi se non si fanno le riforme ora, mai più. Quindi io ritengo che sia giusto che se Renzi abbia dei problemi con la minoranza del PD, che va a parlare con Grillo, con Berlusconi, con Salvini, anche se ha del tempo con Alfano, con chiunque necessario per portare avanti la legge elettorale, l'abolizione del Senato come la conosciamo oggi, titolo quinto, queste riforme, ma soprattutto le riforme per l'economia. Il mercato del lavoro va cambiato radicalmente. Qualche politica industriale che offre investimenti pubblici in turismo, infrastrutture e banda larga è necessario. E poi qualche riforma della giustizia, anche senza le regole chiare, nessuno viene a investire in Italia. Quindi questo è il momento clou con un paese veramente a rischio. Diciamo la verità, per l'economia siamo ai tempi supplementari. Nel mondiale delle riforme Italia non ha segnato nulla, zero. Quindi bisogna fare queste riforme. Come vede tutto questo Massimo D'Alema nella storia del suo amato partito, il PC, il PD? Vediamo. Presidente, grazie per aver preso il tempo con noi. Senta, in questo libro stiamo cercando di capire perché l'Italia ha fatto così fatica a cambiare nel passato. Quindi andiamo un attimo indietro. Negli ultimi 20 anni, o anche di più, secondo lei, qual è il motivo principale per cui la classe politica, la classe dirigente del paese, il sistema italiano, non ha saputo o non ha potuto cambiare, fare le riforme più drastiche? Ma io credo che fondamentalmente, diciamo, il paese ha una forte resistenza al cambiamento, che è diffusa. Non è un fatto che riguarda soltanto la classe politica, anzi, ogni tanto la classe politica, almeno una parte di essa, ci prova a cambiare. È un paese di corporazioni molto forti. La più bella esperienza proprio sociologica sull'Italia io la feci con la bicamerale, perché noi avevamo chiamato tutti in grandi audizioni i rappresentanti degli avvocati, dei magistrati, di tutte le diverse categorie del paese, e tutti venivano elogiando la necessità di radicali riforme, dopodiché aggiungevano, però questo settore nostro, questo no, questo va benissimo com'è, non bisogna cambiare nulla. Poi in realtà ciascuno voleva proteggere
quei piccoli o grandi vantaggi, diciamo, della corporazione alla quale apparteneva. Quindi l'Italia è un paese dove c'è un fondo conservatore, gli interessi che sarebbero più propensi al cambiamento hanno uno scarso peso sul mercato della politica, perché le nuove generazioni sono poco organizzate, quindi cambiare è decisamente controcorrente, quindi questo bisogna saperlo, non è un'operazione facile, perché al di là della retorica, insomma, per esempio i giornali sono tra i principali diffusori della retorica del cambiamento, ma i giornalisti hanno rifiutato persino di abolire l'ordine dei giornalisti. Quindi una corporazione anche loro. Esattamente, cioè non è solo tassisti. No, esattamente. Farmacisti. Se lei ci pensa, diciamo, la retorica del cambiamento degli altri in tutti i settori è quella dominante, ma i giornali, che sono i principali diffusori della retorica del cambiamento, sono un esempio clamoroso di conservazione. È un sistema, quello dei media in Italia, profondamente conservatore, che si innova con grande fatica e che infatti per debolezza di innovazione e per corporativismo sta andando verso una grande crisi. Però quando diciamo che Italia è un paese di conservatori, di corporazione, per questo libro Carlo De Benedetti mi ha detto che Italia è un paese di conservatori, un paese di destra. Invece io rifletto sul numero di tesserati della CGIL. 54% dei tesserati sono pensionati, quindi è possibile che pure un gruppo come la CGIL è una forza di conservazione, in senso che vuol tutelare i diritti dei pensionati che sono la maggior parte dei loro tesserati, o questo è un caso isolato? Innanzitutto, diciamo, l'Italia è sicuramente un paese che ha una tradizione politica di tipo moderato o addirittura reazionario. Però, insomma, certamente non è che l'Italia è un paese dove c'è una grande tradizione di governo della sinistra, diciamo. La sinistra ha governato poco. C'è stato il fascismo, la Democrazia Cristiana. Io racconto sempre questo episodio, che è vero, che la sera che vincemmo le elezioni nel 96, io ero segretario del partito della sinistra che vinceva le elezioni, e mi trovai in mezzo ad una folla, che davanti avevamo ancora la sede a Botteghe Oscure, e una vecchia compagna mi disse: abbiamo vinto, adesso sì che possiamo fare un'opposizione dura. E io le dissi: no, guarda che dobbiamo andare al governo. E mi ricordo lo sbigottimento, perché nella tradizione del PC vincere le elezioni non voleva dire andare al governo. Il governo andava sempre alla Democrazia Cristiana, voleva dire essere più forti per poter fare l'opposizione. Questa è la storia d'Italia, perché noi a volte ci raccontiamo una storia d'Italia che gente pensa che l'Italia sia stata Gramsci, Berlinguer, ma quando Gramsci era in prigione, al governo c'era Mussolini, Berlinguer era l'opposizione, al governo c'era Andreotti, cioè vorrei che fosse chiaro, è chiaro. Ecco. Ma proprio a proposito di quei anni, 96, 97, 98, lei ha scritto nel suo libro Controcorrente, pubblicato dalla Terza, che in retrospetto, guardando indietro, era un errore accettare di fare Presidente del Consiglio dopo Prodi nel 98. Come mai che ha detto questo, ha scritto questo? Ma perché credo che poi dopo questo è stato usato contro di noi in modo estremamente... Ci sono due ragioni, una è questa, perché quella vicenda ha dato luogo ad una leggenda nera del complotto contro Prodi, eccetera. Complotto contro Prodi? Da lei ma parla di complotti? E mettere le mani avanti? Già, certo. Quella vicenda ha dato luogo ad una leggenda nera del complotto contro Prodi, eccetera. Priva di qualsiasi verità, come spesso accade nel nostro paese, dove la menzogna prende il posto della verità e si insedia, diciamo, come verità ufficiale. Perché in paese di tante illazioni, diciamo.
tanto deschiatologia. Sì, no, beh, menzogna vera. Menzogna vera. Anche costruita, secondo me, per ragioni di odio politico. Però lei nel 97, a marzo, a Gorgonza, ha già detto che l'Ulivo non era il modello che ci voleva, no, il partito della sinistra. No, io a Gorgonza dissi una cosa sacrosanta, diciamo. Dissi, guardate, che noi, siccome Gorgonza... fu una relazione, dissero, diciamo, abbiamo vinto le elezioni per merito dell'Ulivo. Disse, boh, insomma, abbiamo vinto le elezioni innanzitutto perché siamo riusciti a fare in modo che Berlusconi e Bossi arrivassero divisi alle elezioni, se no avrebbero vinto loro, Ulivo o non Ulivo, diciamo. Ulivo o non Ulivo? Beh, D'Alema non amava né Prodi né l'Ulivo. Come ricorda bene Prodi? Mi spieghi meglio, perché la storia dice che era Massimo D'Alema che ha fatto cadere il governo del 98. Perché? Ma questo è una interpretazione semplificata. Certamente le cose cominciarono a cambiare quando un anno prima a Gorgonza, in un convegno che doveva essere un convegno di rafforzamento di questa armonizzazione, no? In cui c'erano parlamentari ex bianchi, ex rossi, e c'era l'atmosfera assolutamente straordinaria, D'Alema è partito con un discorso durissimo di critica a quello che stava avvenendo, e quello è stato un segnale estremamente forte, insomma, e ha cominciato a pesare successivamente sulla vita del governo. Lascio a voi decidere se D'Alema ha fatto cadere Prodi o se Prodi è solo prevenuto nei confronti di D'Alema. In questa intervista però viene fuori che D'Alema non ama Renzi, ma ama i partiti, e fa coincidere l'inizio della crisi di oggi con il crollo dei partiti. Vuole i partiti forti, e secondo lui i partiti devono anche essere finanziati con soldi pubblici. Il dramma dell'Italia non è l'invadenza dei partiti, è che i partiti non ci sono più. Non ci sono più, nel senso che... sono scomparsi. Cos'è il partito di Grillo? Cos'è questo movimento? Sono dei movimenti personali. Allora, diciamo le cose come stanno. Sono 9 milioni di italiani. Sino a quando il nostro paese è stato guidato dai partiti. Sì. Prima che iniziasse la crisi dei partiti democratici, che secondo me inizia alla fine degli anni 70, con la morte di Moro e con il fallimento della solidarietà nazionale. In quel periodo che va dalla resistenza, la Costituzione, fino alla morte di Moro, l'Italia, che era un paese distrutto dalla guerra, è diventata la quinta potenza industriale del mondo. Quindi finché il paese è stato guidato dai partiti, il paese è cresciuto. Quella espressione, la quinta potenza, ero io a coniarlo nel Financial Times, perfetto. Ricordo. Quindi finché l'Italia è stata guidata dai partiti, è andata bene. Quando i partiti sono entrati in crisi, per la corruzione, per la caduta dei valori, dei principi, delle ideologie... è cominciato il declino del paese. Cominciato negli anni 80, non negli anni 90. Col pentapartito già. Sì, perché la crisi dei partiti comincia 10 anni prima il loro crollo. Diciamo. Quando poi si arriva al crollo all'inizio degli anni 90 è perché la struttura oramai è marcita, diciamo. Ma fino a quando i partiti popolari hanno mantenuto una loro vitalità, una loro forza, e hanno guidato il paese, lo hanno trasformato in senso moderno, ognuno nel suo ruolo, la DC dalla parte, i comunisti dall'altra parte, in un modo straordinario. Quindi il male dell'Italia non sono i partiti. È la mancanza di... È stato il crollo dei partiti, e quando poi finiti i partiti, diciamo, le istituzioni sono state occupate da una neoborghesia che non ha nessuna ideologia, nessun valore, nessuna cultura politica, nessuna formazione politica, se non quella di vedere nella politica un modo per sbarcare il lunario, per arricchirsi personalmente. Ma questa neoborghesia si trova solo nel PDL o anche nel PD? Beh, non c'è dubbio che il PDL ne è, come dire... emblematico. È il partito che la rappresenta, direi,
in modo organico. Mentre nel PD? E naturalmente, però, anche il PD è esposto, diciamo, a questi fenomeni di opportunismo, di gente che, di carrierismo, di gente che salta sul carro del partito che va al potere. Questo è un rischio quale noi siamo certamente anche noi esposti. Mentre il PD lei ha descritto una volta come una amalgama non riuscita, cosa vuol dire? Il PD è una forza che è nata da un mettersi insieme di storie, di tradizioni diverse. Di ex-PC e ex-DC e sì, altri. Ex-PC, ex-DC, ex-socialisti, sì. Gente di nessun partito, gente che viene da forze laiche, insomma è un'amalgama, è un insieme di storie, di personalità diverse e è stato molto complicato metterla insieme. Adesso io credo abbiamo fatto dei passi in avanti, si è creato un maggiore spirito comune, poi insomma man mano che viene avanti una generazione nuova che in qualche modo di nativi PD, diciamo. Allora questo problema si stempera. Quindi adesso è riuscito, prima era non riuscito. È un processo, diciamo. Un processo io di penso che evoluzione. Io ritengo che noi abbiamo bisogno di un partito che viene costruito con pazienza, anche ripensato nelle sue forme organizzative, e proprio per questo abbiamo bisogno di un partito che sia guidato da un leader che si occupi del partito. E che non concepisca il partito solo come un trampolino di lancio verso la conquista del governo. Secondo me questi due ruoli vanno chiaramente distinti. Quindi Renzi, se vuol fare Presidente del Consiglio in futuro, deve non confonderlo con segretario del partito. Secondo me sarebbe un errore se lui si candidasse a fare segretario del partito, a meno che lui non voglia fare segretario del partito. Annullare il finanziamento ai partiti? Perché sembra ancora in bilico questa questione. Dunque, noi saremmo l'unico paese al mondo che non avrebbe nessuna forma di finanziamento ai partiti. Sì. Se si annulla quello pubblico, bisognerà agevolare quello privato. Con trasparenza, come in America, che le banche, i settori, i lobby contribuiscono, ma sono pubblicamente identificati come contribuenti. Beh, in America non è un grande modello, diciamo, perché no, il peso delle contribuzioni è tale da condizionare la vita politica in modo impressionante. Se, diciamo, quando il Presidente degli Stati Uniti nomina ambasciatore uno di quelli che hanno contro la sua campagna elettorale, per l'America è normale. Se lo facessi io, primo ministro italiano, verrei arrestato dal pretore, dal procuratore, eccetera, perché sarebbe voto di scambio, certo. E immediatamente sarebbe un grave reato, diciamo. Per quando io vado alla Clinton Global Initiative e mi guardo intorno, penso se ci fosse qualche procuratore della Repubblica, qui arresterebbe tutti praticamente. Perché, diciamo, è una specie di reato di massa, diciamo, perché lì ci sono gli industriali, certo. I politici che si incontrano. Certo. Networking. Esatto, sì. Da noi, insomma, da noi tutto questo è estremamente... Ma voi fate il vostro networking più in privato. Eh? Il vostro networking è più privato, più intimo, meno pubblico degli americani. Vi vedete a cene, vi vedete a Capalbio, vi vedete a... Boh, non vado a Capalbio, no, non vado no. Molto più a cena con queste persone, però okay. Non è che deve pensare non che queste persone tirino fuori molti soldi, insomma. No. Allora, torniamo al... Cioè, io dico una cosa, io penso che la politica ha bisogno di essere finanziata. Poi si trova un sistema in cui si decide che... anziché essere un trasferimento fisso dello Stato, decidono i cittadini, come per la Chiesa Cattolica. Okay. Si stabilisce un 8 per 1000, un 5 per 1000. Benissimo. La gente lo scrive nella dichiarazione dei redditi e si applica. Se finanziamo... Non insomma, rischia di identificarsi all'Agenzia di Entrate politicamente a quel punto? Beh, ho capito, ma insomma, noi siamo un paese democratico nel quale se io voglio posso finanziare la Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno e non posso finanziare il mio partito. No, ho capito, ma ci sarà un sistema, no? Dico, io capisco che i partiti, diciamo, devono essere messi fuori legge, secondo qualcuno, diciamo, verranno i militari, come in Egitto.
Ok, abbiamo ascoltato Massimo D'Alema che ci ha spiegato che il vero dramma dell'Italia non è l'invadenza dei partiti, anzi è la mancanza dei partiti, come lui ricorda una volta nei vecchi bei tempi. Questo dice D'Alema. Ma cosa pensa lui di un partito nato dalla generazione dell'internet, qui nel XXI secolo? Beppe Grillo. Che ne pensa Massimo D'Alema di Beppe Grillo? Il movimento guidato da Beppe Grillo è un movimento con una fortissima caratterizzazione qualunquista e alla fine il risultato di questo movimento di Beppe Grillo è stato paradossale, perché la gente che non ha votato per noi e ha votato per Grillo, perché diceva sarà Grillo che ci libererà di Berlusconi, ha ottenuto come risultato che alla fine obbligatoriamente siamo stati costretti a fare il governo con Berlusconi, cioè di mantenere Berlusconi al governo, perché Grillo, che è tipico dell'antipolitica, non ha voluto spendere i suoi voti, cioè uno che è entrato in Parlamento, hai chiesto i voti per entrare in Parlamento, chi chiede i voti per entrare in Parlamento ha il dovere di esercitare questo potere per governare il paese, lui aveva la possibilità di farlo. Non l'ha fatto. Se lui avesse detto io sono pronto a cercare un accordo col Partito Democratico, non lo ha voluto fare perché il suo disegno politico era obbligare il Partito Democratico a collaborare con Berlusconi. Ecco. Quando uno ragiona così, naturalmente è illegittimo, ma questo diciamo nel vecchio gergo della sinistra si chiamava il tanto peggio tanto meglio, cioè quelli che pensano che la cosa migliore da fare è sfasciare tutto. Bene, questo è il giudizio di Massimo D'Alema su Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle. Ho chiesto anche a D'Alema di darmi un giudizio sui pregi e difetti del governo Monti. Il governo Monti, appoggiato da tutte e due le parti, dal centro-destra e centro-sinistra, quali sono stati i suoi meriti, i suoi pregi e quali sono stati i suoi difetti? Beh, il principale merito del governo Monti è stato quello di avere restituito credibilità al paese sulla scena internazionale, che noi eravamo arrivati proprio sotto zero. L'ultimo periodo di Berlusconi credo sia stato uno dei momenti proprio più umilianti per la condizione dell'Italia in Europa e più in generale sulla scena internazionale. E quindi lì Monti ha dato il meglio di sé, anche, come dire, forte del suo prestigio personale, delle sue relazioni, dell'esperienza che egli ha fatto come commissario europeo, che gli hanno dato una grande credibilità. Ma sul piano della sua azione concreta di governo, insomma, io credo che il governo non abbia... C'è stata poca attenzione a due aspetti che io considero fondamentali, poi insufficiente, cioè una politica per la crescita e una politica per la giustizia sociale. Ok, D'Alema boccia Monti, a metà. E poi parla delle privatizzazioni. Ricordate Telecom? Ricordate chi era al potere nel 99? Ma lui non batte ciglio, è fiero delle privatizzazioni D'Alema. Noi, proprio noi, il centro-sinistra, insomma, noi abbiamo fatto delle cose enormi, abbiamo smontato l'IRI, abbiamo privatizzato e liberalizzato le telecomunicazioni, cioè in un paese dove tutto era fermo. È vero, sì. Insomma, abbiamo avviato una liberalizzazione del commercio tra mille resistenze e problemi, insomma. Certo. Ma tornando al governo Monti... Insomma... Tutto quello poco, abbiamo noi privatizzato le banche, il sistema finanziario, chiaro, che era tutto pubblico. Chiaro. Noi abbiamo fatto le norme per ridurre il peso delle fondazioni, per... Non lo so, diciamo, non conosco. Sì. Purtroppo, lo dico questo, può darsi che in questo abbiamo anche compiuto degli errori. C'è da fare una riflessione su tutta questa vicenda. Ma tornando al momento della nomina del governo Monti, che era novembre 2011, già l'estate scorsa c'erano problemi, lo spread, c'era un disastro, una crisi dell'euro, ma
Giorgio Napolitano ha cominciato a sondare i monti già a giugno-luglio dell'anno, è stato riportato da Corrado Passera a me in un'intervista che lui e Monti stavano parlando con Napolitano già a luglio. È corretto costituzionalmente o è meramente prudente che un Presidente della Repubblica prepara il terreno mesi in anticipo per un eventuale cambio di guida del Palazzo Chigi? Ma io non so se Napolitano abbia direttamente parlato. Stavo più sondando. Diciamo, e Monti andava in giro quell'estate dicendo forse mi chiedono, mi hanno interpellato. Sì, diverse persone gli rivolsero, anch'io lo incontrai a casa di Guido Rossi, facciamo dire, e io gli dissi, guardi, ma questo addirittura molto prima di luglio. Maggio-giugno tipo. Ma prima ancora, proprio, penso di avergli parlato un anno prima che proprio che nascesse il suo governo. Perché c'era una... Parlavate di Monti come un eventuale candidato per il futuro. Io parlai a Monti come eventuale... A Monti a casa di Guido Rossi, ho capito. A casa di Guido Rossi. A una cena, sì. E... Boh, sì, era un'ipotesi, perché, parliamoci chiaro, la maggioranza di centrodestra era virtualmente entrata in crisi con la rottura con Fini. Sì. E poi Berlusconi riuscì a recuperare i numeri attraverso quei sistemi, diciamo, che gli sono propri, diciamo. Ma, insomma... eravamo chiaramente sull'orlo di una crisi di governo. Certo. Ogni volta che si votava la fiducia c'era l'incertezza. Qui siamo nell'autunno 2010 addirittura, sì, un anno prima della... La rottura con Fini era una rottura che aveva di fatto aperto una crisi politica. Devo dire la verità che dopo la rottura con Fini, in qualsiasi paese normale, il Presidente del Consiglio si sarebbe dimesso, diciamo, perché non c'è dubbio che la maggioranza che aveva vinto le elezioni non c'era più. O anche il Presidente della Camera si sarebbe dimesso, o tutti e due. Secondo me sì, io lo dissi a tutti e due, io dissi a Fini, tu... E parla dopo l'urlata che hanno fatto in pubblico. Se tu vuoi le dimissioni di Berlusconi, comincia a dare le tue dimissioni. Sì. Tu ti dimetti da Presidente della Camera, dici qui si è chiusa una vicenda e anche Berlusconi deve dimettersi. Quindi comunque la situazione era una situazione di pre-crisi, poi si è trascinata a lungo con i transfughi, con quelli che stavano con Di Pietro, che sono passati con Berlusconi e tutto questo pasticcio a cui abbiamo assistito. Ma il fatto che già un anno prima si parlava con Monti di un suo eventuale... presa, cioè sua disponibilità di accettare Palazzo Chigi, significa che cosa? Che lui era un candidato ovvio per tutti, compreso Napolitano, perché era un tecnocratico rispettato per questo? Sì, sì, era un candidato che rispondeva esattamente a quella necessità, innanzitutto di ristabilire un rapporto di fiducia con l'Europa e le istituzioni europee che, secondo l'opinione di tutti e innanzitutto secondo l'opinione del Capo dello Stato, era la prima emergenza del Paese. Secondo l'opinione del Capo dello Stato? Un attimo, qui D'Alema ci parla di una cosa interessante, perché ci sta dicendo che già alla fine del 2010 Napolitano aveva per la testa il nome di Monti a prendere il posto di Berlusconi. E anche Monti mi ha rivelato questo. Nel 2010... Massimo D'Alema mi ha detto che era a casa di Guido Rossi qui a Milano offrendo a lei di diventare candidato per centro-sinistra. Cosa è successo con Massimo D'Alema lì? Vedo che l'informazione la dà lei, quindi non ho... Mi ha dato D'Alema, io lo riferisco perché è un libro, si sente è tutti. Sì, erano primi di dicembre del 2010, o addirittura novembre forse del 2010. Il 14 dicembre ci sarebbe stato un famoso test tra Berlusconi e Fini alla Camera sulla fiducia. Stavano litigando Berlusconi e Fini all'epoca, già dall'estate. E allora alcuni si preparavano nel caso Berlusconi perdesse la fiducia a elezioni oppure a un governo temporaneo di emergenza.
E allora effettivamente Massimo D'Alema e poi Pier Ferdinando Casini e poi altri mi dissero: ma probabilmente il presidente Napolitano penserà a te se ha bisogno di una soluzione di emergenza, se invece si andasse direttamente a elezioni cosa ne diresti se tu fossi il candidato del centrosinistra? Io presi nota con interesse, non espressi una posizione perché non era ancora necessario esprimere una posizione. Ecco, la conferma viene direttamente da Mario Monti. Poi nell'intervista ho chiesto ad Alema di commentare Bersani, come ha condotto l'elezione di 2013 in febbraio, e soprattutto di darmi il suo ricordo sul volto su quella tormentata, controversa elezione per Quirinale di aprile 2013. Arriviamo all'aprile, al momento in cui il presidente Napolitano accetta un secondo mandato. Per lei com'è andato quel periodo? C'erano errori commessi o era giusto com'è andato? Beh, innanzitutto la campagna elettorale è stata molto strana, è stata molto fiacca, diciamo, da parte del nostro partito. Io lo dissi durante la campagna elettorale. Cioè Bersani non dava molto energia? In generale, il partito in generale era in campagna elettorale con l'aria di avere già vinto le elezioni, che è la cosa peggiore, perché per scontato indispone i cittadini. E fra l'altro ha spinto una parte dei nostri elettori a dire: beh, dato che abbiamo già vinto, allora io voto Grillo per dare una spinta in più. Quindi, secondo me, la campagna elettorale sarà condotta molto male. E poi 2 mesi di stallo? In modo molto fiacco, in modo poco convincente, senza messaggi forti, di fronte ad un paese che era invece in uno stato di drammatica eccitazione alla ricerca di qualcosa di nuovo, eccetera. E mentre invece le cose erano state fatte bene prima, con le primarie, il rinnovamento, lo stesso fatto che Veltroni ed io abbiamo voluto dare un esempio che nessuno ha seguito, però nella vita, insomma, succede. L'esempio di non candidarci. E poi arrivando alle elezioni del Presidente della Repubblica, quali sono stati gli errori commessi a quel punto? No, secondo me il grande problema che si è posto all'indomani delle elezioni è che il gruppo dirigente del nostro partito, del quale oramai io non facevo più parte, insomma, non si è reso conto che noi non avevamo vinto le elezioni. Loro si sono comportati come se noi avessimo vinto le elezioni, ma noi non avevamo vinto le elezioni. Lei parla della direzione, sì, della parlo PD, del modo, non di un uomo, di due. Delle scelte che sono state compiute. Io, per esempio, feci un'intervista al Corriere della Sera e dissi: attenzione, noi qui, se vogliamo evitare che questa legislatura nasca male, insomma, eccetera, dobbiamo cercare di coinvolgere tutti. Quindi io proposi di eleggere un esponente del centrodestra alla presidenza del Senato e di eleggere un esponente del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera e poi rivendicare il nostro ruolo primario. Questo fu respinto come se fosse un alto tradimento. Io proposi di eleggere un esponente del centrodestra alla presidenza del Senato e fui accusato di voler fare l'inciuccio da quegli stessi che poi hanno fatto il governo insieme a Berlusconi, perché costretti, perché le elezioni non le avevamo vinte. Chiaro. Quindi veramente all'indomani del voto c'è stata una conduzione abbastanza incerta, senza nessuno sforzo di allargare, di creare un consenso. La stessa vicenda dell'elezione del capo dello Stato ovviamente è stata piuttosto curiosa, perché a quel punto Bersani ha detto: ma noi per il Presidente della Repubblica, perché noi ci siamo impadroniti della presidenza della Camera e della presidenza del Senato, come se avessimo vinto le elezioni. Diciamo. Sì.
non un terzo o meno del voto. Come se fosse tutto nostro, diciamo. Arrivati alla Presidenza della Repubblica, ha detto no, ma noi vogliamo discutere con gli altri. Sono andati da Berlusconi, hanno concordato. Questo è Bersani che parlò, o lei è andato da Bersani? No, io non sono andato da nessuno. No. Lei ha detto, sono andato a Bersani. Bersani, i capigruppo, la delegazione. Stavo a casa. Io ho avuto una telefonata da Berlusconi, mi ha telefonato e mi ha detto... guarda, no, io te lo devo dire perché ci sono molti nel mio partito diversi che hanno simpatia, ma noi non possiamo votare per te, mi disse Berlusconi. Perché si candidava? No, io non ero candidato, però... L'ha detto così. Per sicurezza, Noi non possiamo votare per te, perché fu carino anche da parte sua, disse perché il nostro elettorato ti considera uno dei nostri avversari più pericolosi. Io gli ho detto grazie, perché non fai un'intervista a Repubblica, glielo dici così la smettono di rompermi le scatole. Dicissimo la battuta, concludemmo con questa battuta. Dopodiché lui era in realtà era incerto tra Giuliano Amato e Franco Marini. Giuliano Amato ci fu un'insurrezione degli ex socialisti che facevano parte, fanno parte di Forza Italia, sono... questi rancori mai sopiti, diciamo. Perché aveva tradito Craxi. Sì, eccetera. E quindi alla fine convergono su Marini. Questi è Berlusconi e C che convergono su Marini. E noi, il nostro partito. Ah, tutti, sì. Tutti. Si conclude questo incontro dicendo voteremo Marini. Sì, siamo a metà aprile circa, sì. Andiamo in aula, dopo metà del nostro gruppo non lo vota. Marini, no. Vota contro. Pazzesco, cioè una vicenda surreale. E in questa situazione, dopodiché si cambia, senza nessuna discussione politica, si cambia completamente linea politica, dopo aver teorizzato che bisognava cercare l'accordo con tutti, eccetera, viene candidato Prodi senza l'accordo di nessuno, compreso Monti. Che dichiara che lui non avrebbe votato Prodi. Quello era il 18-19 aprile, credo, in quei giorni, sì. All'indomani della vicenda di Marini, noi, senza nessuna discussione, candidiamo Prodi. Bersani ha candidato Prodi. Il gruppo dirigente, sono riuniti, io non c'entro nulla, ero fuori, diciamo. Non faccio parte. Ma quando Prodi fu candidato, credo che era 18-19, non so quale giorno, aprile, vi siete sentiti? Sì. Prodi, cosa sì, vi siete detti? Lui mi ha telefonato, credo che fosse nel Mali, credo, e ha detto, ma tu cosa pensi? E io gli ho detto, io penso che, guarda, il modo come ti hanno candidato è una follia. Per il metodo, intendi? Il nostro gruppo esce dalla vicenda Marini, naturalmente con tutti i rancori, perché ovviamente immagino che gli amici di Marini non saranno stati contenti del fatto che Marini è stato candidato e poi fucilato. Quindi una situazione abbastanza... Nessuno ti annuncia che ti sosterrà, salvo proprio il centro-sinistra. Il centro-sinistra non ha i numeri per eleggerti, quindi tu sei candidato di una minoranza. Secondo me è un'imprudenza, dico. Io, il mio parere, questa vicenda rischia di finire male. Il mio consiglio è di tu puoi essere candidato, però adesso gli farei votare scheda bianca, e aprire un confronto per vedere se almeno Monti, Scelta Civica, cioè convergono sul tuo nome, perché così ti mandano allo sbaraglio. Dissi proprio. Ma c'erano i tempi tecnici per tutto questo? Perché bastava votare scheda bianca. Noi abbiamo eletto Presidente della Repubblica alla 55esima votazione, eravamo alla terza, alla quarta, problemi. Sì, si poteva. No, la 50, siamo arrivati, 16-18. No, perché lei poi è stato accusato di aver ispirato, un voto contro Prodi, e lei ha detto faccio una querela contro chi mi accusa di questo, ma il metodo era assurdo. Il metodo della candidatura era completamente assurdo.
Il metodo era per D'Alema assurdo, ma per Romano Prodi quella telefonata conteneva un messaggio ben diverso, più negativo. Poi ho telefonato D'Alema e mi ha detto benissimo, tuttavia queste decisioni così importanti dovrebbero essere prese coinvolgendo i massimi dirigenti. Mi può ripetere cosa D'Alema ha detto? Che le decisioni così importanti dovrebbero essere prese coinvolgendo i massimi dirigenti, cioè facendone, come si fa sempre in questi casi, una questione di metodo e non di merito. Quando ho ascoltato questo, ho messo giù il telefono, ho chiamato mia moglie e ho detto: Flavia, vai pure alla tua riunione perché di sicuro Presidente della Repubblica non divento. E di questa vicenda parleremo anche in un'altra puntata. Intanto, pochi minuti di pubblicità, prendete una merenda, quello che volete, tornate subito perché dopo la pubblicità Massimo D'Alema parla della sua amore e passione per la barca a vela. Dicono che Massimo D'Alema è abbastanza sensibile sul tema della barca a vela, perché nel passato fu criticato molto per il famoso Icarus, che sembrava un lusso non congruente per uno del PC. Non lo so. Quello che so è che nella nostra intervista non ero io a sollevare la questione della barca a vela, era lui a spiegarmi che la barca a vela non è per niente un lusso. Come mai non investe in Italia? Ecco. Noi dobbiamo rimuovere le principali ragioni per cui non si investe in Italia, che sono il funzionamento della pubblica amministrazione, okay, che veramente è un enorme ostacolo per la lentezza, per l'arbitrio della burocrazia. Spaventa gli investitori stranieri, sì, perché la burocrazia e la mancanza di chiarezza spaventa. Spaventa gli investitori stranieri, spaventa gli investitori italiani. Anche. Io che sono qui in questa piccolissima azienda, sì, diciamo, che voi avete visitato, sì, avete visto che io non sono ancora riuscito a fare un cancelletto di legno e ho atteso il permesso 9 mesi. E lei è uno dei politici e statisti più importanti della storia recente e non riesce a sapere come riformare la pubblica amministrazione? No, io perché saprei come riformarla. Non è stato presente al Consiglio. Il problema, come mai che non ha fatto? Quando noi siamo stati al governo, se lei si va a vedere i dati, sì, dell'ISTAT, ha cercato di creare il portale unico, ricordo, con le misure, sì, di Bassanini, sì, è stato l'unico tentativo, sì, rilevante, sì, di avviare, sì, un, sì, processo, vero, di semplificazione. È vero, dopodiché è stato abbandonato tutto. Perché? E aggiungo, la sinistra e destra, non, e aggiungo che il disastro è poi avvenuto con il cosiddetto federalismo, perché il cosiddetto federalismo ha moltiplicato i centri di potere, moltiplicato. Ha dato la possibilità alle regioni a sprecare i soldi su ASL e sanità alla grande? Ma non è tanto quello, ha moltiplicato i centri di potere. Ma soprattutto le regioni. Perché si sono sommati... C'era, cioè, non so chi vi raccontava questa straordinaria storia del funzionamento del federalismo. Uno, un ragazzo, un amico che c'ha un piccolo cantiere, quando mi occupavo di barche, adesso sono diventato un lavoratore della terra, diciamo, tra mille critiche, questo è uno strano paese che se uno ha una barca a vela viene criticato, se invece ha una casa in campagna no, perché rientra negli standard, diciamo. Dei conservatori, ok. Sì, sì. Uh-huh. Che la barca a vela è un sinonimo di lusso, che non è vero, perché per molti sono... Ma lasciamo stare. E infatti abbiamo perseguitato le barche a vela, anche fiscalmente, con effetti catastrofici. Che se ne sono andati tutti in Croazia, certo. Abbiamo creato un danno, bandiere. Abbiamo creato, sì, un danno gigantesco per il paese, ma sto pensando di quindi fare... Su una cosa Massimo D'Alema va d'accordo con Flavio Briatore, almeno una. Abbiamo creato un danno gigantesco, sì, lo posso dire non avendo interesse, diciamo. Ma comunque, chiaro, a parte questo, no, diciamo, noi abbiamo
questa moltiplicazione di centri di potere, sì, provincia, regioni, questo ha reso enormemente difficile la vita delle persone. Se mi disse questo imprenditore che c'ha un piccolo cantiere sulla foce del Tevere, diceva: io prima del federalismo, se dovevo fare un intervento, chiedevo l'autorizzazione alla capitaneria di porto, perché questo è demanio dello Stato. Adesso avete democratizzato, decentrato, io devo andare al comune di Fiumicino a farmi dare il permesso, all'agenzia regionale per il territorio a farmi dare l'autorizzazione, e quando ho finito questa enorme trafila devo tornare lo stesso alla capitaneria di porto, che per sicurezza mi devono dare nulla osta. Quindi il risultato di questa riforma è di avere moltiplicato per 3 i tempi, le procedure, i costi, il numero degli impiegati che si occupano della stessa cosa. Tutto questo è un enorme disastro. Quindi, a cui si deve porre rimedio. Signore e signori, Massimo D'Alema. Nella prossima puntata non parleremo della barca a vela, ma di cose molto più serie. Parleremo con Mario Monti e parleremo degli oscuri eventi del 2011, le cose ancora non chiare. Sentiremo Monti su Napolitano, ma sentiremo anche Monti sui suoi contatti con Casini, Elfini e Passera. A giugno 2011 Corrado Passera, anche intervistato per questo libro, ha detto che aveva parlato con il presidente Napolitano di un documento, un programma di economia, di politiche di vasta portata per rifare il paese, e che in parallelo sapeva che il presidente aveva riferito che stava parlando con lei e ha chiesto a lei di vedere insieme con Passera quel documento. È così che è andato? Come è andato il documento? Sì, Corrado Passera aveva una forte passione intellettuale e politica per rimettere a posto il paese, come avevamo molti di noi. Certo. E a un certo momento mi ha detto che stava facendo questo lavoro, mi ha detto: poi te lo farei vedere. Dico: ah, volentieri. E poi mi ha detto: guarda, lo do a te, e l'ho dato al presidente Napolitano. E poi, una volta che il presidente Napolitano, mi è capitato tra lui e me di fare riferimento anche a questo lavoro di Passera. E poi, adesso saltiamo in avanti di qualche mese, quando sono stato nominato presidente del Consiglio, ho subito chiesto a Passera di entrare nel governo. La settimana prossima, Mario Monti. È tutta la verità sui contatti fra Monti e Napolitano nel 2010 e 2011. È anche una rivelazione di chi ha veramente convinto Monti a mettersi in politica. Indizio: è una donna. A giovedì prossimo.